Ciao a tutti ragazzi, sono Mauro del mondo del barbecue di Padova e oggi voglio mostrarvi un barbecue molto interessante, un carbone, quindi un barbecue per gli appassionati della carbonella, solo carbonella, niente legna in questo caso, della Grand Hall. Grand Hall è un marchio australiano che trattiamo da 10-12 anni, veramente da tantissimi anni che lo trattiamo. E molto serio, da un servizio di post vendita veramente di qualità, quindi anche qui mi sento di dire di acquistare con estrema sicurezza, perché tutti i prodotti che noi trattiamo e che abbiamo in negozio diamo un post vendita importante. Questa è una cosa che fa un po' la differenza, direi. Qualsiasi cosa succeda, sapete che è coperto da garanzia ufficiale di 2 anni. Allora Giorgio, vieni con me, andiamo a vedere un po' le caratteristiche di questo barbecue a carbone, che è veramente particolare. Aprendolo troviamo una griglia abbastanza grande, abbiamo un'area di cottura da 46,5 x 41. Come è formata l'area? Doppia griglia e piastra di serie, quindi se ho delle carni da grigliare le posso mettere qua, se voglio usare la piastra per qualcosa che è più piccolo o tipo gli hamburger anche, posso tranquillamente il filetto di tonno e il salmone, ecco, va benissimo la piastra, dove con la spatola tac giro senza che si rovini la carne o che mi cada giù. Andiamo a vedere un po' nei particolari tecnici, che è veramente veramente carino. Vano porta carbone che con questa manopola all'occorrenza si abbassa o si alza, quindi ho appena acceso la carbonella, l'ho inserita all'interno, calore molto potente, posso tranquillamente abbassare il vano per evitare che ci sia troppo calore nella mia griglia. Ho cucinato dopo un'ora, un'ora e mezza, il carbone è quasi finito, posso portare su un po' il carbone per dare calore giusto alle mie cotture. Dato che ci siamo, questa parte, questo è il cassetto dove io apro e posso aggiungere carbone senza dover aprire il coperchio. Questo è veramente interessante, perché a coperchio chiuso io posso aggiungere gli legnetti da affumicatura, ecco. Veramente carina, carina sta cosa, ok? Altra cosa molto interessante, dato che ci siamo, io regolo l'apertura dei fumi tramite questo sistema, molto pratico. E dall'altra parte, seguimi di qua, troviamo l'apertura dell'entrata dell'aria con delle serrande manuali molto molto comode, sia a destra che a sinistra del barbecue, quindi posso veramente regolare tutto quello che voglio. Avete visto che i ripiani si piegano in maniera molto molto semplice, ecco l'altra serranda per la regolazione dell'aria, ok? Tutto il corpo e tutta la macchina, diciamo, è in lamiera verniciata. Naturalmente gli spessori non sono elevatissimi per il costo, il barbecue costa un barbecue sotto i 300 euro, non possiamo pretendere naturalmente qualità eccelse. Ultima cosa di questo barbecue interessante, tutto il vano raccogli grasso lo troviamo su questa pratica e comoda vaschetta raccogli grasso, che raccoglierà tutte le ceneri della carbonella e tutti i liquidi di cottura, naturalmente i residui che cadono giù, però veramente estremamente comodo. Altra cosa, le ruote sono piroettanti con blocchi, quindi se io voglio fermarlo non faccio altro che agire sui freni e bloccare le ruote. Quindi un prodotto veramente interessante, lo trovate disponibile da noi presso il mondo del barbecue. Per gli appassionati di carbonella è una buona alternativa al classico Weber, è interessante. E vi ricordo che siamo sempre disponibili per consulenze online, quindi telefono, chat, sms, whatsapp, tutto quello che volete. C'è Daniele che è sempre al telefono, ci sono io che posso darvi supporto. Telefonate ragazzi, il negozio online è aperto, spediamo in tutta Italia, isole comprese. Buona grigliata a tutti!